I Laar sono colate di fango che contengono acqua, roccia, ceneri e detriti che si verificano durante e dopo le eruzioni vulcaniche. I Laar si propagano lungo le valli, ma possono arrivare ad espandersi anche sui terreni pianeggianti. Possono estendersi per molti chilometri e anche decine di chilometri, seppellendo vaste aree con metri di fango. Le colate di fango possono formarsi per molti anni dopo l'eruzione. Le persone investite da un Laar possono annegare o essere seppellite o riportare lesioni traumatiche a causa della grande quantità di rocce, detriti e fango. Nel 1985, 23.000 persone nel villaggio di Armero, in Colombia, hanno perso la vita quando una piccola eruzione del vulcano Nevado del Ruiz ha sciolto rapidamente parte della neve e del ghiaccio presenti sulla cima. Si è così formato un grande Laar che ha spazzato via i fianchi del vulcano, raggiungendo Armero, 45 km di distanza, in appena un paio d'ore. La comunità avrebbe potuto salvarsi se avesse ricevuto l'allerta in tempo e se si fosse spostata a quote più alte. Anche quando sono piccole, le colate di fango possono essere estremamente potenti. Si muovono rapidamente e trasportano rocce enormi, alberi e detriti. Possono distruggere ponti ed edifici e causare il collasso degli argini dei fiumi. Le case possono essere trascinate via dal Laar e spostate di grande distanza. I Laar possono seppellire, completamente o in parte, paesi e strade, bloccando le vie di fuga. I sedimenti fangosi che vengono deposti sono spesso profondi e morbidi, abbastanza simili a cemento fresco, e dunque difficili da attraversare. Il salvataggio di coloro che rimangono intrappolati tra fango e detriti può essere estremamente difficoltoso. I Laar si possono originare durante le eruzioni vulcaniche, ma anche nelle settimane o negli anni successivi, in particolare in caso di piogge intense o uragani. Quando si vive in una valle o in una pianura alluvionale intorno ad un vulcano, bisogna essere consapevoli che si possono verificare colate di fango. Se le autorità competenti suggeriscono l'evacuazione, è necessario lasciare l'area immediatamente. Se si sente un brontolio a monte del fiume o si osserva un aumento del livello dell'acqua, è necessario spostarsi immediatamente sui rilievi e non fare ritorno finché non si è avvisati che è sicuro farlo.